Ciao a tutti ragazzi, avanti qui da vostro PGM. Oggi andiamo a parlare soprattutto di calciomercato. Finalmente ci espandiamo soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Ci allarghiamo, ma prima vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanellina per stare aggiornati sui miei contenuti. E ho visto tanta gente non iscritta che guarda i miei video, ma vi invito sempre a iscrivervi al canale. È gratis, è completamente gratis, non dovete spendere nessuna somma di denaro. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a parlare soprattutto di Roma, che Wijnaldum finalmente è fatta la trattativa. Il Paris Saint-Germain pagherà soprattutto la maggior parte dell'ingaggio, tutto al giocatore. Il giocatore rifiuta alcuni bonus di circa 800.000 euro per approdare soprattutto alla capitale e giocare con la maglia giallorossa. La Roma alza l'asticella, soprattutto per quanto riguarda il tasto tecnico, alza soprattutto l'asticella. Poi c'è anche una trattativa per quanto riguarda Belotti, che vuole assolutamente chiudere la società della Roma. Ma parliamo di Wijnaldum, che al centrocampo farà veramente sfracelli. Una Roma che si rinforza, una Roma che si può parlare di un 20% di lotta su scudetto, ma che in Europa League soprattutto sarà competitiva come squadra. Ma l'unica cosa che deve migliorare questa Roma, soprattutto la difesa, che come stiamo vedendo sta risolvendo, approdando sul calciomercato. Una società che in questa estate sta veramente rinforzando la squadra, ha preso Matic, ha preso Dybala, ha preso Wijnaldum e ora si sta puntando su Belotti e Shomurodov di venderlo soprattutto al Bologna per cercare di far entrare qualche somma di denaro e sfruttarlo tutto nel calciomercato, e si sta cercando anche di vendere a titolo definitivo senza prestiti e senza prestiti con diritto di riscatto. Per quanto riguarda Veretout, ci stanno tre squadre su di lui, tre squadre molto importanti come Marsiglia, che dove c'è l'allenatore Tudor, poi c'è il Nizza e poi c'è il Monaco. Oltre a questa notizia, che è importante per voi tifosi giallorossi, si parla di Arsenal, dove riesce a vendere il portiere Leno al Fulham per 9,5 milioni, con un contratto fino al 2025, che c'è anche l'opzione di prolungarlo fino al 2026. Parliamo di altro, parliamo di Juventus, dove ci stanno veramente tante notizie, come ad esempio Depay e Paredes, che stanno veramente su Paredes, c'è l'accordo con il giocatore, ma si deve fare l'offerta soprattutto al Paris Saint-Germain per chiudere la trattativa. E poi su Depay addirittura il progetto del Barcellona non prevede soprattutto la partecipazione di questo giocatore, quindi non è importante più per il progetto di Xavi e addirittura potrebbe arrivare a parametro zero alla Juventus. Ricordiamo che il Barcellona ha un problema soprattutto con la situazione economica e quindi ha bisogno di cedere e di abbassare soprattutto gli ingaggi per quanto riguarda i giocatori. Poi parliamo di Lazio, dove è quasi fatta per Vesino, un altro rinforzo soprattutto della squadra della Lazio. Vi ricordate la prediction della Serie A? Io ho messo la Lazio quinta, perché è una squadra che secondo me con que tutti questi rinforzi potrebbe arrivare soprattutto alla qualificazione Europa League, ma se la può giocare anche con la Roma per la qualificazione alla Champions League. Oltre a questo, parliamo ora di Milan, un Milan che dopo essere spumato tutta la pista Renato Sanchez deve assolutamente cercare soprattutto qualche centrocampista. Ma non qualche centrocampista, uno qualunque, ma un centrocampista che va soprattutto a ricoprire il ruolo che ha lasciato Frank Kessié. Serve un centrocampista, serve un'ala destra. Si parla soprattutto di giocatori come Ziyech, come Sarr, come Tanganga, il difensore del Tottenham, dove si è inserito anche l'Inter. Ma di difensori ne abbiamo tanti, abbiamo bisogno noi tifosi rossoneri di un centrocampista che copre quel ruolo,
che è quel ruolo di fisicità, è di controllare la palla, di andare a rubare palla soprattutto al centrocampo e andare soprattutto a usare soprattutto quel centrocampista per creare le azioni da gol soprattutto ai giocatori offensivi. Ragazzi, dispiace soprattutto per la pista Renato Sanchez, dispiace soprattutto per altre piste sfumate soprattutto dal Milan, ma con l'acquisto dei Cataliere penso che il Milan soprattutto alzi l'asticella e continui a giocare in quel modo che abbiamo visto tutto, continui a giocare a quel modo che abbiamo visto l'anno scorso e ha portato tutto a casa uno scudetto. Un Milan che ancora la qualità e la tecnica è ad alto livello, giochiamo veramente bene, siamo veramente competitivi con questo scudetto. Dispiace tutto per Renato Sanchez, ma dobbiamo andare avanti, noi tifosi rossoneri, e quindi dobbiamo pensare soprattutto al futuro, dobbiamo pensare di cercare soprattutto questo centrocampista che ricopre questo ruolo e di questa ala destra che vorrei che prendessero tutto Ziyech, che è veramente un grande campione, un giocatore di esperienza che sa giocare anche in Champions League e sa come si gioca in Champions League. Ora ci spostiamo in una notizia molto molto importante. Si parla di Mertens, un giocatore che è ancora alla ricerca di una squadra. La Salernitana ne offre 3,5 di ingaggio per prendere Mertens, ma ora si inserisce il Galatasaray che ne offre addirittura 5 milioni di ingaggio, un grandissimo ingaggio per questo giocatore. E quindi, oltre al Galatasaray e alla Salernitana che offrono questi soldi di ingaggio e riprendono tutto a parametro zero perché il giocatore è svincolato, si inserisce anche l'Ajax e il Marsiglia di Tudor. Un Marsiglia veramente che cerca di rinforzare la propria squadra. Dopo la brutta batosta che ha preso contro il Milan, cerca di rinforzare questa squadra in vista della prossima stagione. E cerca soprattutto di fare un buon punteggio e una buona posizione, soprattutto in campionato. Dopo di Mertens parliamo soprattutto di Raspadori, che chiede la cessione assolutamente, non vuole restare a Sassuolo, vuole cambiare soprattutto squadra. Si parla di Juventus, si parla di Napoli, ma francamente quei soldi che vuole Raspadori, che sono di circa 30 milioni, 35 milioni o addirittura 40 milioni quanto riguarda il Sassuolo, sono veramente molti per un giocatore di prospettiva, che è un bel giocatore Raspadori, ma è sempre un giocatore di prospettiva. Parliamo ora di Pinamonti, infine, che si complica su tutta la trattativa con l'Atalanta, dove l'Inter non accetta le pretese dell'Atalanta e quindi si complica soprattutto la pista Pinamonti per l'Atalanta, e quindi deve andare soprattutto addirittura alla ricerca di un attaccante. Si parla di Lokman, che è un giocatore dell'Ipsia, dove per 15 milioni si potessero prendere a titolo definitivo questo giocatore dell'Ipsia, e quindi l'Atalanta sta temporeggiando la trattativa con Pinamonti. Bene ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il calciomercato. Rimanete sempre sintonizzati e iscritti su tutto il canale, attivate la campanellina e lasciate un like che è davvero gratis. Vi raccomando, siate su tutto attivi, iscrivetevi al canale a quelli che non sono iscritti. Ci vediamo al prossimo video. Bella!